Buongiorno a tutti. Insomma, volevo dire che l'altro ieri per me è stato un giorno abbastanza significativo perché sono riuscito a raggiungere 100 iscritti appunto sulla. Ho visto qualcuno sul canale YouTube perché forse a parlare non è il mio ideale perché molto prolungo troppo il discorso, comunque per altri motivi, diciamo, non è il caso di parlare per me, non mi trovo, insomma, è meglio dire sinteticamente le cose. Comunque, dicevo, continuate, insomma, spero che il mio canale continui a essere scoperto, che si continuino a vestire le persone, lasciate i like, io in genere faccio anche l'operazione contraria, cioè ricambio, mi iscrivo anch'io, comunque lascio anche dei like ai canali che diciamo noto e che si iscrivono al mio canale. Comunque YouTube è una comunità, mi sembra giusto fare questo. E non so se adesso metto il video prima o dopo, comunque perché ieri sono stati i diciamo 20 anni della presentazione di Mulholland Drive di il buon David Lynch a Cannes, il 16 maggio 2001 a Cannes, dove vinse anche un premio molto importante. Il Prix della mise en scène, comunque, poiché è stato questo anniversario, diciamo, ho deciso di reinserire per appunto come anteprima, diciamo, di caricare appunto i tre pezzi di Mulholland Drive che ho caricato, diciamo, di mesi fa, 2 volte, appunto, occasione appunto di altri anniversari del film, però proprio perché. C'è stata questa ulteriore occasione, ho deciso di reinserire sotto forma di anteprima questi 3 pezzi, poi li potete trovare in descrizione comunque attraverso le schede in alto a destra, diciamo, del video, potete trovare appunto i video completi e quindi potete appunto vedere come volete, però comunque è stata una bella occasione anche questo, che non volendo, diciamo, non volendo è capitato anche questo ulteriore, diciamo, anniversario di Mulholland Drive. E poi anche, ci sono state anche, ho raggiunto anche sabato, domenica scorsa invece, le 3.000 visualizzazioni a quello che è il mio video più visto attualmente, la versione strumentale di The Spins, The World of Spins, questa canzone bellissima di Giulia Cruise, si trova nel settimo episodio della seconda stagione, nel terzo, cioè nel 17° e penultimo della terza stagione, e anche qui comunque. Non vi riporto il link perché quando vi accedete al canale il video sta in primo piano, quindi è facile da raggiungere. Quindi detto questo, insomma, vi saluto e alla prossima.